È arrivato il momento di svappare. Svapoweb. Chiesa bellissima, risale al 1100, insomma, abbiamo preferito farla qui perché per noi la musica, l'arte, la storia si coniugano bene con quello che è lo sport, che è quello che è anche il trekking. Noi siamo abituati ad andare in montagna, a camminare, a scalare le montagne, ma non è solo quello per noi. La storia, l'arte, la cultura, la musica, l'ambiente hanno tutte un'unica radice. Noi sono già 3 anni che facciamo un tipo di lavoro che va ben oltre quello della camminata in montagna. Abbiamo appena terminato un progetto con le scuole, un progetto regionale che ci è stato anche riconfermato per il prossimo anno. Abbiamo voluto fare questo concerto di musica perché abbiamo approfittato del fatto che alcuni soci, ragazzi per lo più, suonano al conservatorio e quindi hanno dato lo sfoggio alla loro capacità, alla loro abilità, suonando in una chiesa come questa, una chiesa storica. Io mi sono commossa stasera, come sempre, quando alla ribalta ci sono dei ragazzi. E per la verità posso come merito darmi questo merito, appunto, quello di avere come consigliere delegato alla cultura voluto sempre mettere in vetrina e porre in ribalta i ragazzi, i nostri talenti montesacchesi e dei paesi limitrofi. Ne abbiamo tantissimi. Voglio presentarvi le due artiste, sono due socie dell'associazione Taburno Trekking, Marta Cioffi che suona il violino e Raffaella Rossi che è alle tastiere questa sera. Marta, come si coniuga il trekking e la musica? Diciamo sono due mie passioni, sono distinte per alcuni aspetti ma per altre hanno degli aspetti in comune, ad esempio la tenacia quando si fa un percorso in montagna di trekking, di andare avanti nonostante la fatica. La stessa cosa lo posso paragonare al mio percorso che faccio a livello musicale, quindi l'impegno e anche la bellezza di ammirare la natura e la bellezza di fare musica, fare quello che amo. Per te? A parte concordare quello che ha detto Marta, voglio sottolineare anche l'aspetto della spiritualità. La spiritualità che troviamo nella natura è la stessa che si può incontrare nella musica, perché sappiamo sono entrambe emanazione, diciamo, di uno spirito più alto di noi e quindi insieme sicuramente sono un ottimo connubio. Tenebra di tempo in uscita mi hai spiato nel fianco, tallone d'Achille in respiri di fossa e mi premi furente sul petto scoperto che batte 3 pugni innocenti. Sei poco indulgente, invadente, in un giorno di festa a ricordare le Betlemme, le fughe, le tare, i dirupi globali del davanzale terrestre. Che la musica è unione di tutto e quindi è sempre bello condividere un momento di musica con delle persone in musica. E l'unione che poi porta con il trekking, con la musica, è forse qualcosa di ancora più bello. E noi abbiamo cercato un po' di assemblare queste due cose e soprattutto ci siamo divertiti e quello alla fine è l'importante. Si materializzano
apparendo come figure dantesche da una fitta nebbia grigia. Avanzano sotto il picchiettare di un'ingannevole pioggia tra i faggi opalescenti e le croci. Sono i trekkers che sconfiggono l'inerzia con i volti, i cappelli, i capelli biancheggianti di brina, con il sole e la speranza nel cuore. Viva il tamburo trek!